Oggi la Chiesa ci fa incontrare Gesù che cammina risolutamente verso Gerusalemme. Per lui andare a Gerusalemme significava andare incontro alla croce. Aveva un po' preparato gli apostoli con la trasfigurazione, ma ora vuole da loro una affermazione. Chi dite che io sia? E Pietro, a nome di tutti, dice il Messia. Messia è un'idea molto chiara, significa potenza, significa trionfo, significa grandezza, significa forza. E Gesù non vuole che dicano che lui è il Messia, ma rispondendo Gesù usa un altro termine che mutua da Daniele, da Ezechiele, figlio dell'uomo. Infatti il figlio dell'uomo sarà colui che verrà alla fine dei tempi a giudicare il mondo, quindi il suo potere non è di ora, sarà di allora. Anticipa quello che dirà: il mio regno non è di qua giù. Ed è proprio l'entrare in questa dinamica che gli fa dire: bisogna che il figlio dell'uomo soffra. Perché bisogna che il figlio dell'uomo soffra? Chiediamocelo una volta: perché Gesù è dovuto salire sulla croce? Perché è stato crocifisso? Non vi siete posti anche voi la domanda, forse, che il Padre poteva salvarlo? Ma perché questo Dio che appare sanguinario di volere il sangue? No, no, no. Dio non ha voluto né il male né la croce. La croce e il male l'hanno inventato gli uomini. E dal momento che Dio ha accettato di diventare uomo, ha accettato fino all'ultima condizione umana, che è quella di morire, e di morire attraverso la cattiveria degli uomini. Il Dio non è un Dio sanguinario, è un Dio amore, che ha accettato la condizione dell'uomo fino in fondo. E accettando la croce fino in fondo, ha santificato tutte le croci, per cui tutte le croci che noi portiamo, tutte le morti che noi subiamo, sono unite alla morte e alla sofferenza di Cristo. Bisogna che risorga. Certo, dal momento che Cristo ha toccato la morte, ha portato la vita anche nella morte, per cui tutte le volte che io muoio, muoio a me stesso, rinnegando me stesso, mortificando me stesso, partecipo alla sua resurrezione e alla sua gloria. Dio è il Dio della vita, Dio non è il Dio della morte. La croce l'hanno inventata gli uomini, Dio l'ha accettata per essere profondamente uomo fino in fondo, per amore nostro. Buona domenica.